Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Vediamo le immagini di oggi e intanto partiamo da te. E ti vorrei subito chiedere questo. Come pensi, vista anche le notizie che abbiamo dato in apertura, ma come pensi verrà presa, ad esempio, la imponente manifestazione che avete fatto voi oggi in Ucraina, dai cittadini ucraini? Se tu avessi qui davanti la possibilità di parlare direttamente con loro, che cosa gli diresti della manifestazione di oggi? Ti dico proprio gli ucraini per un motivo ben preciso. Ma direi quello che direi a qualunque cittadino di qualsiasi parte del mondo, ma con grande trasporto nei loro confronti, perché ovviamente l'invasione provoca orrore non solo, diciamo, negli ucraini, ma anche in me, perché mi ha profondamente addolorato l'idea che ci siano tante persone che muoiono su un fronte nel quale si combatte. È per me insopportabile, perché pensavo che dopo la Seconda Guerra Mondiale in Europa potessimo perlomeno scongiurare l'esistenza di una guerra. Però detto questo, dovremmo cominciare a parlare anche di quello che abbiamo fatto noi nella sua verità, perché 4.000 persone erano quelle necessarie per unire Aosta a Lampedusa e Bolzano a Lampedusa. Però noi stimiamo che abbiano partecipato a questa staffetta perlomeno 20.000 persone, e in questo momento, nonostante il silenzio dei mezzi di comunicazione, che è perforato da qualche trasmissione della Sette, da Il Fatto Quotidiano e con pochissime altre eccezioni, tuttavia ci sono 200.000 perlomeno stimate visualizzazioni della nostra diretta sui social e sui nostri canali e sulla nostra applicazione. Quindi vuol dire che oggi, in maniera disordinata, scomposta, è emerso un pezzo di opinione pubblica del quale assolutamente il sistema informativo italiano, che ha raggiunto livelli di schifo mai raggiunti in precedenza, non vuole assolutamente tener conto, non vuole rappresentare, se non attraverso qualche partecipazione ai talk show. Ma io credo che un'opinione pubblica di queste dimensioni debba essere rappresentata soprattutto dal punto di vista dei telegiornali. E mai come oggi noi possiamo dire che, diciamo, i telegiornali, soprattutto quelli del servizio pubblico, ma in generale i telegiornali, rappresentano un pensiero uniforme. Michele, scusa, può darsi a tuo parere che una delle cause di questa scarsa